Dopo essermi laureato all'Università di Firenze con una tesi sulla formazione del primo governo di coalizione in Gran Bretagna dopo le elezioni generali del 2010, sono venuto qua all'Università di Siena con l'iniziale idea di allargare questa ricerca ad altri paesi dell'area anglosassone. Dopo alcuni mesi trascorsi qua a Siena nel corso di dottorato guidato dal professor Cotta, ho cambiato sensibilmente i miei interessi e mi sono rivolto ai processi rivoluzionari che nel 2010-2011 hanno sconvolto l'area nordafricana e medio orientale in generale. Io avevo un interesse specifico nell'analizzare come i processi rivoluzionari si mettono in moto e come questi si sviluppano. In modo particolare, il mio interesse era analizzare la caduta dei regimi autoritari in Egitto e in Tunisia e comparare questo con la stabilità del regime autoritario in Algeria. A differenza di tanti altri ricercatori e studiosi che avevano dedicato diversi anni della loro vita a questa regione, partivo con un evidente gap. Al tempo stesso devo dire che questo si è rivelato anche un vantaggio perché purtroppo molti studi che si riferiscono al Nord Africa e al Medio Oriente più in generale sono studi d'area profondamente influenzati da una certa forma di orientalismo. Ovvero la regione viene trattata come una regione eccezionale da tanti punti di vista. Ho quindi applicato un metodo strettamente politologico nell'analisi attraverso la comparazione. Ho potuto vedere quali fossero le similitudini e le differenze nei processi di caduta o stabilità dei regimi autoritari in questi paesi. Ho trascorso un periodo nella regione, specificatamente al Cairo, all'American University of Cairo, dove quindi ho potuto entrare in contatto in modo più diretto con la regione. Al tempo stesso la mia tesi è una tesi che si è basata esclusivamente sulle fonti secondarie, questo anche perché il grande interesse che si è creato su questi fenomeni ha prodotto un vasto numero di studi, di articoli, di libri pubblicati sugli eventi stessi e questo ha permesso a noi ricercatori di avere un accesso a una mole di dati straordinaria, anzi il problema è forse stato l'inverso, ovvero dover trattare con una quantità di informazioni decisamente rilevante. E al tempo stesso penso che la mia ricerca abbia anche la possibilità di avere un impatto sociale forte. Nel dibattito politico quotidiano in Italia siamo spesso bombardati da notizie che riguardano le problematicità che provengono dal Nord Africa. Questo tendenzialmente viene declinato come immigrazione irregolare, immigrazione clandestina e problemi a questa connessa. Il tentativo di analizzare questi paesi era anche il tentativo di produrre una prospettiva diversa, ovvero di porre al centro il Mediterraneo non solamente come un mare che divide due continenti, ma come un mare che unisce delle culture che ovviamente hanno anche una serie di importanti punti di contatto. Spendere 3 anni della propria vita ricercando su una tematica penso richieda necessariamente una certa vicinanza alla tematica stessa. Al tempo stesso penso che questo ci ponga di fronte a una sfida e questa sfida è ancora più grande quando i fenomeni che noi analizziamo sono da un lato ancora in corso e dall'altro tendono a produrre degli effetti da un punto di vista sociale e politico così rilevanti e questo ovviamente era il caso dei processi rivoluzionari in corso in Nord Africa. E la difficoltà ovviamente è quella di tenere sempre uno sguardo che possa essere il più possibile oggettivo, ovvero noi non siamo interessati come politologi a fornire un'interpretazione di parte degli eventi che proviamo a descrivere, ma cerchiamo di capire qual è stato il comportamento degli attori politici, sociali coinvolti e di analizzare questo comportamento di fronte alle sfide che il contesto generale poneva sugli attori stessi. Ovviamente gli interessi di ricerca sono strettamente legati a una serie di valori, di idee, di passate esperienze che ci portiamo con noi. Però penso che questo non debba essere in alcun modo negato, anche perché questo fa parte di noi stessi come essere umani.